Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Precipita sul Nivolé, muore una 31enne torinese, Caterina Danila, è caduta per un centinaio di metri in un crepaccio sopra Ceresole. L'incidente domenica, il recupero della salma è stato difficoltoso, le ricerche erano iniziate dopo l'allarme della madre, la ragazza era a 3000 metri di quota da sola. Covid in Piemonte, aumenta la presenza della sottovariante BA5, una presenza evidenziata nelle analisi delle acque reflue effettuate dall'ARPA. E per le quarte dosi, il Piemonte si conferma in testa alla classifica nazionale, da oggi accesso libero per gli over 80. I cani sbranarono la madre, assolta la figlia, mai stati aggressivi. Secondo il giudice di Torino, l'anziana aveva liberamente scelto di accudirli. Mariangela Zaffiro, 74 anni, è stata sbranata nel dicembre 2020 da 5 lupi cecoslovacchi. Anche in Piemonte il 12 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco al Consiglio Comunale. Saranno in tutto 93 i comuni in cui i cittadini si recheranno alle urne, di cui 28 nella provincia di Torino. Tra i comuni con la popolazione che supera i 15.000 abitanti ci sono Chivasso e Grugliasco nel torinese, Mondovì e Acqui Terme nelle altre province. Tre i capoluoghi alle urne, Asti, Alessandria e Cuneo. A Torino da novembre 3 nuovi voli Ryanair per Manchester, Vilnius e Stoccolma, un nuovo collegamento con la Gran Bretagna, poi due capitali europee raggiungibili in poche ore. Il calcio, la nazionale supera 2-1 l'Ungheria, poco più di un quarto d'ora in campo per Belotti, quella sul prato di Cesena potrebbe essere stata la sua ultima in azzurro, lascerà il ritiro con tutta probabilità anche il Torino. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.